come promesso, Teen di Sylveon GX. Spacchettiamole insieme. E se questo video arriverà a 5000 pollicioni in su, prossimamente Teen di Lifeon GX. Stupenda. E se vedo tanto supporto anche con commenti, iscrizioni e mi piace, quella di Glaceon ve la metto in contest. Sylveon, Glaceon e Lifeon? Beh, rispondete qua sotto nei commenti. Io, ragazzi, adoro tantissimo Glaceon. Eevee di ghiaccio è spettacolare. Leviamo la plastica come al solito. Ecco qua. Vi ricordo come sempre che tutti i codici all'interno di questo video vi verranno regalati. E ci siamo, andiamo a vedere la confezione. Abbiamo da questa parte il Glaceon. Mamma mia quanto sei bello. Di qua la scritta Trading Card Game, perché queste sono delle tine, ragazzi, un po' più vecchiotte, che sono riuscito a trovare solo di recente, perché erano finite dappertutto, almeno qua dove sono io, e quindi non è riuscito a portarvele qualche tempo fa. Comunque si recupera. Qui il Sylveon e qui, ragazzi, il Lifeon. Stupenda. Nel davanti si presenta in questo modo. Raga, vi giuro, questa tin con questo colore rosa è stupenda. Cioè, veramente non so cosa dire. È wow, assolutamente da collezionare. E andiamo ad aprirla. Fumo, fumo, fumo. Wow. Anche perché, ragazzi, volevo collezionarle, perché, voglio dire, avere in collezione tutte le Eevee Evolution GX, ragazzi, è obbligatorio. Qui abbiamo la carta e qui i pacchetti che andiamo a aprire dopo. Andiamo a leggere un po' questo effetto, no? Di Sylveon. Sylveon GX, fiocco magico. Cerca nel tuo mazzo fino a 3 carte e aggiungile alle carte che hai in mano. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Fiocco magico è utilissima per cercare qualsiasi tipo di carta nel mazzo, che sia un Pokémon, che sia un allenatore, ragazzi, qualsiasi cosa, veramente top. Abbiamo vento di fata che toglie 110 e costa 3 energie. Istanza GX invece, prendi 2 dei Pokémon in panchina del tuo avversario e tutte le carte loro assegnate aggiungile alle carte che ha in mano. Beh, è molto forte, ragazzi. Metti caso che il nostro avversario ha posizionato in banchina 2 bei Pokémon già belli boostati. Grazie a istanza GX glieli rimettiamo tutti in mano. Quindi molto forte questo Sylveon GX. L'artwork è veramente spettacolare. E solo ora mi sto rendendo conto di quante volte dico spettacolare all'interno dei miei video. Ma se qualcosa è bello, ragazzi, non posso farne a meno. E anche, ragazzi, dico effettivamente troppe volte, ma questo è soltanto perché vi voglio rendere sempre partecipi. Guardate un po'. Tan tan tan. Wow. Molto femminile come carta, ma top top top. Una volta ammirata la bellezza di Sylveon, andiamo un attimo ad aprire qui e vediamo un po' cosa c'è all'interno. C'è un tempesta astrale. Wow. Abbiamo un altro tempesta astrale. E non abbiamo gioco di squadra, perché appunto è una teen vecchia. Abbiamo Ultra Prisma, tra l'altro con il Lifeon, nemmeno farlo apposta. E poi, ragazzi, evoluzioni. Oh mio Dio, torna di nuovo evoluzioni. Wow. Il codice della teen che ovviamente vi regalo. Ecco a voi, fatene buon uso. Allora, signori, abbiamo 4 pacchetti da pesare. Quindi, signor bilancino, venga a me. Vediamo un po'. Accensione, light. Vediamo, ragazzi, un po' il bilancino cosa ci dirà su questi pacchetti. Speriamo bene. Iniziamo da evoluzioni. Ti prego, bilancino. Ecco qua. Del peso di 20 e 22. Questa è la prima volta, ragazzi, che peso evoluzioni. Credo, non so. Speriamo che ci sia qualcosa di interessante. Andiamo invece con Ultra Prisma. Qua, ragazzi, se mi dà un 22,07 così. No, 21,75. Probabilmente non c'è nulla o non si sa, perché è da tanto che non peso Ultra Prisma. Invece per Tempesta Astrale sappiamo che ci vuole almeno un 22 qualcosa, vero? Vediamo un po'. 22, 21,99. Abbiamo un altro Tempesta Astrale. In base a questo qua capiamo un attimo se c'è qualcosa o meno. 21,99. 21,80. Tanta, ragazzi, probabilmente c'è qualcosa, perché quello di Jayrashi pesa veramente tanto rispetto a questo pacchetto. Quindi Jirashi ce lo lasciamo alla fine. E comunque molti dicono, questo lo ripeto già ormai da qualche video, che io sono diseducativo. Praticamente io incito i bambini ad andare col bilancino a pesare i pacchetti nel micro. Ma sapete qual è il bello? Lo ripeto, che tanto anche se lo tirate fuori non ve lo fanno usare. È inutile, ragazzi, almeno qui non lo fanno usare. Quindi questo bilancino lo potete soltanto usare per fare video su YouTube. E non per altro, e non per altro. Sapete di cosa parlo. Allora, andiamo ad aprire prima evoluzioni. Partiamo da il primo. Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Evoluzioni, portami fortuna. Magari, ragazzi, un bel Mega Charizard ex Full Art. Mega Charizard ex Full Art sarebbe top.
Il codice che vi regalo, ma tanto sarete pieni di codici di evoluzione, immagino 1, 2, 3, era 1, 2, 3, 1, 2, forse era 1, 2 ragazzi, probabilmente era 1, 2, perché era 3, 2, non era col 4, comunque un Ghastly, un Caterpie, un'energia, Magikarp, Seal, Scambio, Metapod, Consiglio del Professor Oak, Poliwrath Reverse e un Dewgong raro, la maledizione del Dewgong, diamine, ah, ma come si permette? Vabbè ragazzi, capita. Tempesta astrale, oddio ragazzi, non ho il pacchetto bonus, cioè praticamente se non trovo niente ci faccio una figura di un pirla proprio, un pirlissimo. Speriamo bene. Tempesta astrale per voi. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Potrebbe esserci qualcosa qua, ragazzi. Ma è strano perché questo era il pacchetto che pesava di meno. Credo che pesasse di meno questo. Credo. Non mi ricordo. Se era questo o quell'altro. Mi sembra quello di Jareci comunque. Vabbè, Trico, Gulpin, Energia, Illumise. Ma sono stronzo. Non dico altro. Che cosa? Così. Ma che troll è mai questo? Ma non è possibile! Ma solo a me capitano queste cose, ragazzi! Solo a me! Mio Dio! Io non spacchetto più su YouTube! No, ma perché devo fare queste cose? Oh, no, adesso voi seriamente mi scrivete nei commenti se vi è mai successa una cosa simile. No, veramente adesso voi me lo scrivete. Perché io non posso crederci, ragazzi. Non posso crederci. Cioè, triplo Illumise. Ma che... Vabbè, ragazzi, cioè... Ok, non commento. Cioè, sono ancora scioccato... Ma è effettivamente possibile una cosa del genere? Oh, sì, ragazzi! Almeno mi tiro un po' sul molare con questo Solgaleo Prisma e un Rotom Lavaggio. E vai a lavare, Rotom, un po'. Bellissimo il Solgaleo Prisma! Stupendo che mi mancava con Impatto della Corona. Beh, questo è bello, ragazzi, eh. Questo Pokémon non può attaccare durante il tuo prossimo turno. Infatti toglie 160, ragazzi, è fortissima. Stella del Sole Nascente. Wow! Bella, guardate che colori. Ah, almeno non devo aprire il pacchetto bonus. Ragazzi, lo sapevo che avrei tornato qualcosa. Sono veramente molto contento. E adesso, ragazzi, che ci sia un'olografica o una GX, beh, lo scopriamo subitissimo. Spero che non ci sia un triplo Illumise, come cavolo si chiama. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Qua, ragazzi, c'è la GX, eh. Qua c'è la GX, perché veramente... Dai, dopo il triplo Pokémon, questo video si chiamerà Il gioco mi trolla o qualcosa del genere. Tutto questo non è possibile, qualcosa del genere, ragazzi. Mo' mi inventerò un bel titolo. Super recupero, Weeping Bell, Friend Ball, Sneasel Reverse e un Banette GX. Non la miglior carta che avrei voluto trovare in questa espansione, ma è comunque una GX in più. Bello, un Banette. L'avevo detto, ragazzi, il bilancino non sbagliava. Caccia sepolcrale. Prendi 3 carte dalla tua pila degli scarti e aggiungila a quelle che hai in mano. Nice, ragazzi. Poi accanto ombra 30 più e ombra mossa l'abilità. Era una carta che ovviamente già avevo, perché questa espansione l'ho quasi finita, quindi non male. Comunque, beh, per essere uno spacchettamento di 4 pacchetti, voglio dire, 2 GX e una Prisma, direi che è onestissimo, anche perché il Solgaleo Prisma mi mancava, quindi... Dato che nel precedente video non vi ho mostrato quanto pesa effettivamente una Prisma e tutti si sono triggerati, beh, lo andiamo a vedere adesso. Quindi una Prisma, 1,90... 2, ok? Così che almeno lo sapete. Poi ovviamente bisogna fare le stime e tutto con più carte prisma e bla bla bla. Però
tecnicamente dovrebbe pesare più o meno così. Bello sul Gaio Prisma, mi piace tantissimo questa carta. Ragazzi, che dirvi, per questo spacchettamento può essere veramente tutto. Vi invito a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale. Questa volta le carte mi hanno trollato malissimo, non avrei mai immaginato una roba simile, ma questo e molto altro negli spacchettamenti di Frederick. Pronto? Sì, The Pokémon Company. Sì, c'è stato un grandissimo problema con le carte Pokémon. Sì, sì, non le racconto, cioè, scusate, devo raccontare tutto a The Pokémon Company.